Benvenute e benvenuti al secondo appuntamento di Loving Books, il primo ciclo di incontri ideati e a cura di Nicola Vassallo e realizzati in memoria di Rossella Panarese, ospitati dalla Biblioteca Universitaria di Genova del Ministero della Cultura. Vi do quindi il benvenuto a questo secondo incontro. Il libro intorno a cui si sviluppa il dialogo di questo incontro è Pregiudizi inconsapevoli di Francesca Vecchioni, edito da Mondadori nel 2020. Nel sottotitolo troviamo Perché i luoghi comuni sono sempre così affollati. Bene, di questi luoghi comuni vogliamo parlare in questo che invece è un luogo pubblico e lo facciamo insieme ai nostri ospiti. Parliamo di tanto di Francesca Vecchioni. Francesca Vecchioni, l'autrice, è giornalista, attivista di diritti umani, presiede Diversity, organizzazione no profit impegnata a promuovere l'inclusione. Parliamo anche con Alberto Diaspro, professore ordinario di fisica applicata, direttore di ricerca presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, autore di oltre 400 articoli e 6 libri internazionali. Ne parliamo e presenta questa discussione anche con Nicola Vassallo, filosofa di fama, professore ordinario di filosofia teoretica, autorità nel campo degli studi di genere, con oltre 150 tra volumi e articoli scientifici in italiano e in inglese. Buon ascolto a tutti. Grazie a voi, grazie anche alla biblioteca che ci ospita. Francesca Vecchioni, era ottobre, giusto? Mi manda il PDF e le chiedo, ma quando l'hai scritto questo libro? E adesso però ho il libro, non ho più il PDF, ho il libro. Francesca, per favore, l'autografo. Vabbè, lo devo fare con un attimo di attenzione. Poi sappiamo che il tempo è relativo, quindi ci vorrà qualche secolo, qualche istante. Lo devo fare subito? Ma no. Okay, il tempo è relativo. Atomo per atomo. Subito non esiste. No, perché volevo darti il gancio per lanciare... Il tempo è relativo. Ma chi l'ha detto? Tempo relativo non saprei chi l'ha detto. Francesca, inconsapevoli, pregiudizi. Cosa sono i pregiudizi? Inconsapevoli. Dio, fai la domanda che fa partire tutto il... Cioè, dovrei raccontare tutto il libro per raccontare i pregiudizi, ma partiamo subito. Intanto grazie per questo invito alla biblioteca. Mi sento onorata non solo di essere qui, in questo luogo, ma anche di essere qui con queste persone, perché poi, insomma, conta molto, no? Avere qualcuno con cui riuscire poi a dialogare. Persone magari molto differenti, la fisica e la filosofia si associano bene. Io sono un po' così, un po' fuori dal vostro mondo così alto, però cerco di barcamenarmi rispetto a una certa divulgazione, diffusione di una tematica. In questo caso parlare dei pregiudizi inconsapevoli è proprio un modo per riuscire a raccontare alle persone, che raccontare a me stessa prima di tutto, da quando l'ho scritto, di quanto effettivamente ognuno di noi viva la propria vita a volte con una consapevolezza molto bassa della realtà. E anche lì si potrebbe aprire tutto un tema, ossia di come siamo in grado di conoscere la realtà. I pregiudizi inconsapevoli nascono dal fatto che fondamentalmente noi facciamo una cosa, i nostri sensi, la nostra mente, non fa che interpretare il mondo che ha intorno. Adesso parlo del mondo che ha intorno, considerando anche il mondo che abbiamo dentro, non solo quello che abbiamo intorno. Cosa intendo? Che il mondo ci manda una serie enorme, una quantità enorme di informazioni, e noi dobbiamo interpretarle per riuscire a vivere, dobbiamo interpretarle e vedere, sentire, percepire. La realtà è ciò che noi percepiamo. Ciò che percepiamo è molto soggettivo, molto più di quanto ognuno di noi non voglia ogni tanto ricordare. C'è poco, molto poco di oggettivo rispetto alla nostra percezione. E quello che succede è che il modo in cui ragioniamo, vabbè, io adesso nel libro lo racconto citando soprattutto una serie di studi di psicologia comportamentale, di studi fondamentalmente citando Kahneman, citando Thaler, cioè citando una serie di... Chi è? Hai ragione, scusami. Cosa Kahneman... cosa... Allora, aspetta, hai ragione. Allora, adesso lo dico meglio, perché sto... Cioè, d'altronde con due ospiti come voi tendo a cercare di essere
cerchiamo di essere un po' più chiari. Allora, in pratica noi facciamo una cosa. Cerchiamo di darci delle risposte e di interpretare la realtà. E quando lo facciamo, rispondiamo a dei problemi fondamentali, che sono cercare di risolvere la quantità di informazioni che abbiamo, provare a immagazzinarle, a notare le cose che ci servono, proviamo a ricordare, a trovare il modo di ricordare quelle cose e cercare di farlo nel minor tempo possibile. Per fare tutto questo, tutti noi utilizziamo delle strategie, perché non potremmo mai farlo senza avere dei trucchi, delle scorciatoie per riuscire a farlo. E queste strategie, questi trucchi, queste scorciatoie sono degli automatismi. Fondamentalmente tendiamo a fare una cosa, nel nostro pensiero veloce, nelle risposte veloci, cerchiamo di trovare una risposta, una via di mezzo, una risposta sociale, qualcosa che sia più probabilmente vero alle nostre domande. E in questa via di mezzo tendiamo a usare un pensiero, un'immagine sociale, soprattutto quando ragioniamo molto velocemente, che è nel 98% dei casi delle nostre scelte, però questa via di mezzo è tendenzialmente media, proprio la media di quello che sono le nostre risposte. E andiamo a trascurare a volte dei pezzi estremi di possibilità. Faccio un esempio pratico, se no non si capisce. Se dobbiamo dare un giudizio su una persona che conosciamo rispetto al fatto che possa, non so, usare un social e quella persona ha oltre 60 anni, tenderemo probabilmente a pensare che non sarà in grado di farlo. Quella è una risposta media che diamo quando non prendiamo in considerazione gli estremi delle possibilità. Quegli estremi delle possibilità sono i possibili errori, ossia, diciamo, degli errori sistematici che compiamo, cioè dei pregiudizi negativi rispetto al nostro pensiero, e si chiamano bias fondamentalmente. Ecco, questa è un po' la spiegazione più scientifica. Nella realtà i pregiudizi inconsapevoli sono tutte le nostre scelte cannate quando guardiamo gli altri e parliamo con le altre persone, e ce ne sono tantissime. Sentiamo Alberto cosa ne pensa. Però sì, Francesca, io ho trovato molto interessante anche in quello che hai detto adesso, questa cosa nel tempo più veloce possibile. In realtà i nostri neuroni, che sono circa 10 alla 11, hanno 10 alla 16 connessioni, lavorano su dei tempi estremamente più veloci. No? Quindi questo nel tempo più veloce possibile è interessante, però è anche complicato riuscire a definire che cosa vuol dire e a che cosa ci porta, perché in questo percorso del tempo, nel tempo più veloce possibile, la cosa che a me è piaciuta in alcune parti del libro, ma soprattutto, diciamo, poi in un punto dove c'è una specie di riassunto di questo, è la selezione delle informazioni. Tu prima hai fatto un esempio sulle code, magari non si tratta di code, si tratta di qualcosa in mezzo che abbiamo perso perché abbiamo scartato. Perché l'abbiamo scartato, ma non sapremo neanche dire esattamente perché l'abbiamo scartato. E non sappiamo neanche dire se è un pregiudizio negativo. No, certo. Quello di dire, ah sì, non accederà ai social. Grazie a Dio, perché magari penserà, avrà altre fonti. Si alzerà, prenderà un volume di un'enciclopedia e andrà a cercare quello che ormai c'è tablet. Qualcun altro avrebbe cercato sui social. Nicola userebbe il tablet, io non ci riesco ancora. No, per l'enciclopedia no. Allora, partiamo dal presupposto che il pregiudizio non può essere, non è solo negativo, il pregiudizio certo. È la tendenza a un pensiero, quindi può essere negativo o positivo. Sicuramente l'hai detta bene, potrebbe essere anche molto positivo il fatto di pensare una cosa rispetto a un'altra. Ma tant'è vero che la tendenza che le tendenze che abbiamo a anticipare dei nostri ragionamenti, in qualche modo è come se fossero delle autostrade mentali che noi ci siamo costruiti per semplificare i ragionamenti, proprio per andare più velocemente, per permettere a quei neuroni di soddisfare la loro capacità di velocità, e con tutta probabilità quelle autostrade mentali sono già le nostre scorciatoie. Sono dei solchi, tra l'altro, sono dei percorsi che noi tendiamo a ripetere costantemente. Sono i solchi di quella conoscenza, credo, che abbiamo cercato di acquisire.
Però chi ci dice che siano... Che no, dovrebbe essere quella, no? Cioè quando uno ti chiede qualcosa o vuoi cercare di dare una risposta e invece in realtà ti prendi tempo, ti alzi di nuovo e vai a consultare... Aspetta, stai dicendo un'altra cosa. Qualcosa. Stai prendendo tempo. Sto prendendo tempo. Stai prendendo tempo. No, se non prendi tempo, cioè se dai una risposta immediata e veloce, la tua risposta immediata e veloce userà una scorciatoia. Se prendi tempo, invece inizia ad attivare un pensiero riflessivo che necessita una critica di quello che stai facendo. Quindi, cioè, fondamentalmente, sono i due modelli di pensiero. Nicola mi chiedeva, hai citato Kahneman, lo dico chi è Kahneman così si capisce. Daniel Kahneman è un premio Nobel per l'economia, però è uno psicologo comportamentista. Quindi già questo vi fa capire la stranezza della cosa, perché uno psicologo è un premio Nobel per l'economia. Perché? Perché in realtà ha scoperto proprio questo, cioè che la nostra mente si è evoluta fondamentalmente creando una serie di scorciatoie, che sono delle dinamiche e degli automatismi che applichiamo tutti nei nostri pensieri, soprattutto quando utilizziamo una nostra parte di pensiero, che è quella istintiva, che è quella veloce. Non so se qualcuno dovesse capitare, però lo raccomando a tutti, perché fa sempre un po' una strana sensazione, una strana impressione di andare a farsi un test, uno YAT test, l'Harvard YAT test, che è un test veloce, di risposta veloce, come fanno, sai, quelli dei topolini, vai a destra e a sinistra, però lo fai tu e vai a destra e a sinistra lo stesso come un topolino, e dai risposte rispetto a delle tematiche che essendo veloci le risposte fondamentalmente ti portano a creare dei percorsi che sono su una mente sociale e meno su una mente personale. Cosa significa? Che io sono venuta, ti faccio un esempio, io sono venuta omofoba nei test di YAT, cioè, che è naturalmente poco credibile, ma è venuto omofobo il mio pensiero veloce, perché la reazione all'interpretazione sociale del pensiero mia è quella, come tutti noi, è quella legata a un'idea più alta della risposta del resto della società, e soprattutto è legata alla necessità di comunicare con gli altri. Allora faccio un esempio più semplice, se no non si capisce. In pratica, la cosa pazzesca è che quando tu nelle miriadi di risposte che dai tutti i giorni, anche no, a catena dei tuoi pensieri, utilizzi il tuo sistema istintivo, tendenzialmente, per non sbagliare, utilizzerai un pensiero medio che è contestualizzato sulla società. Cioè, se tu sei in Italia, usi un pensiero medio contestualizzato sull'Italia, sulla cultura italiana. Cosa intendo questo? Che quando si parla di concetti molto diversi, per esempio, tra la cultura in cui sei tu cresciuto, il tuo background, eccetera, qua, e non so, un luogo, un'altra persona con cui stai parlando che invece proviene da un'altra cultura, sarà molto più difficile dare una risposta veloce che sia in connessione. Il mio dottorando indiano, esatto, quando dice tra 2 minuti sono lì, dopo circa 3/4 d'ora pensa di mettersi in moto verso il laboratorio. Allora, torniamo al libro, domande e risposte. Anina e Chloe, amore della mia vita, grazie alle quali ho scoperto che le domande contano molto più delle risposte. E poi Francesca, il pregiudizio inconsapevole, però la prima osservazione, mi ha stupito l'indice, meraviglioso, e lo leggo. Sono terribile a leggere, l'uomo è misura di tutte le cose, si è sempre fatto così. Non ho niente contro di loro, ma le donne non sanno guidare, gli immigrati sono pericolosi, l'abito non fa il monaco, auguri ai figli maschi, col punto esclamativo, ho tanti amici gay, i 50 sono i nuovi 30, e poi l'affollamento dei luoghi comuni. Ma sono asserzioni che sono pregiudizi inconsapevoli, sono andati avanti, ci siamo portate nella storia avanti sino a oggi. Cioè, quante volte sentiamo ancora oggi asserire queste proposizioni che
sono nate quasi con Adamo ed Eva, con gli esseri umani. Non sono nate con Adamo ed Eva. Nel libro faccio un piccolo excursus iniziale di come culture precedenti questo non esisteva. Certo. Tra l'altro sono momenti storici e racconti di momenti dell'evoluzione che sono anche molto poco visibili nei nostri libri di storia, nel senso che non vengono trattati, perché fondamentalmente la società culturale reitera gli stessi pregiudizi che abbiamo noi personalmente. Cioè, per esempio, noi abbiamo una modalità, una tendenza che è una tendenza base dei nostri metodi mentali, che è il bias di conferma. Cioè noi dobbiamo tendere sempre ad affermare le tesi che sì, pensiamo. Sì. Cioè noi tendiamo costantemente a darci ragione. Se noi vediamo una persona per la prima volta e riteniamo che sia fatta in un modo, la volta dopo cercheremo i dati, gli elementi che ci confermino questo. Tu sei un ricercatore, un fisico e un professore, e hai un elemento che è quello del dubbio, che non è sempre costante in tutta la natura umana. Cioè il dubbio è quell'elemento che ti evita di utilizzare il bias di conferma, perché è l'elemento che ti permette di utilizzare la disconferma, ossia tu quando vedi qualcuno fai un'altra cosa, cerchi un elemento a disconferma. Invece tendenzialmente le persone cercano un elemento a conferma. Questo è quello che succede. Verificazionismo e falsificazionismo. Però non la voglio mettere in... quando compio questa azione di prendere questo quaderno, i miei neuroni di scopo e i neuroni motori sembra che vadano dritti senza paura di sbagliare. Forse perché sono tantissimi. Una persona anziana, forse anche una persona autistica, invece vuole essere certa di raggiungere questo obiettivo, e quindi il tempo, diciamo, che la separa dal compimento dell'azione è più lungo, perché cerca una verifica continua. Ma vedi che il tempo è come una sorta di cartina tornasole di questo intervento di controllo, di check, di dubbio, di razionalità. Mm-hmm. Nel senso che ogni volta che noi utilizziamo e possiamo permetterci di utilizzare una risposta veloce, tendenzialmente presumiamo, quindi siamo un po' presuntuosi in questa nostra risposta veloce, presumiamo di arrivare a quella soluzione, no? Chi questo elemento non ce l'ha, oppure chi è in grado di mettersi in dubbio, invece ci piega però sempre un po' un pezzettino di tempo in più, perché naturalmente deve fare il check dell'informazione, no? Esatto. E questo è un grandissimo pregio, per esempio, invece di una persona anziana, di una persona... Ho detto anziana e autistica, diciamo, no, non però, ho studiato in modo approfondito. È un valore. Il dubbio. No, no, ma il dubbio sia una cosa. Soprattutto il dubbio è soprattutto, sì, sì, se dubbiamo, non lo vediamo, no, sul dubbio... Non è scontato. No, dovremmo, cioè la filosofia sì, sì. Insegna cosa dovremmo però fare. Se tu sei sopra l'autobus, Nica, tu sei su un autobus, tu prendi l'autobus. Certo, okay, purtroppo, no, adesso si rischia la vita. Infatti, tu sei su un autobus, ti si avvicina a qualcuno, ha delle sembianze che nella tua mente ti ricordano l'immagine di qualcosa che può essere minaccioso per te, anche qualcosa che socialmente è ritenuto minaccioso, sono degli elementi a cui tu attingi senza una reale immediata consapevolezza, in maniera quasi praticamente inconsapevole. Allora una persona magari vestita insomma in maniera... Ho vissuto a Londra, si può andare vestiti nudi. Tu perché hai vissuto a Londra, però tu hai un bagaglio di esperienza, sì, no? E quindi attingi a quella. Però chi magari ne ha meno, e magari ha un'esperienza più... non ha vissuto a Londra, si può andare vestiti in qualunque modo, ma guarda che fidati che questo succede anche a chi in realtà ha anche altre esperienze. No, lo so. La risposta immediata, istintiva, si parla di istinto fondamentalmente, è quello di della paura, della minaccia, sì, del rischio, però quindi io credo di prevedere. Che, almeno per la conoscenza che ho di me stessa, reagisco a certe minacce che sono più da animale non umano. Paura del buio, paura di certi animali più che di certe persone, ma mi ha dato il PDF e io non avevo la copertina, per cui
però mi aveva colpito. È bellissimo. Aspetta, ferma. Mi hai letto la dedica, ti volevo rispondere alla dedica. Hai letto la dedica alle bambine. Sì, le domande sono più importanti delle risposte. Certo. Vabbè, che cosa c'è da dire? Le domande ti aprono tutto, tutto lo scibile, il pensiero, la risposta. Allora, io posso solo dire questo, posso dire che ogni volta che le mie figlie mi fanno delle domande, tendo ultimamente, perché mi sono resa conto che altrimenti anticipo troppo pensando come possono pensare loro, tendo a rigirare la domanda a loro e ricevo delle risposte sorprendenti. E sul canale di comunicazione che avete? Io, quando è nata la nostra figlia, ho cercato di convincere Teresa, quindi la mamma, a parlare con Claudia non usando un linguaggio che tutt'oggi ricordiamo come goingling, cioè cercare di capire qual era il messaggio e l'informazione che mi veniva data da una serie di suoni e provare a rispondere restituendo suoni dei suoni, diciamo, che potessero. Poi mi è stato detto che questo avrebbe minato la socialità della bambina, perché effettivamente questo rientra in quello 0,00004 delle informazioni elaborato in maniera realmente consapevole. Questo è impressionante, vero? Eh sì, questo dato io non lo conoscevo, diciamo. Però è impressionante, lo stupore, è un dato nuovo, la curiosità, lo stupore, le domande, che quando dà le risposte, però il dialogo, per cui un'altra domanda. Ma non è sempre così, però, purtroppo, allora, no? Perché riconosce i pregiudizi e gli stereotipi che utilizziamo e come rompere le nostre gabbie mentali per renderci persone libere. Ma allora, noi pensiamo di essere persone libere, no? Pensiamo di ragionare con la nostra testa. Eppure la verità è che la gran parte delle nostre scelte, se noi ci fermiamo un secondo ad analizzare i processi che applichiamo per prendere quelle decisioni, la verità è che la gran parte delle nostre scelte non sono scelte libere, ma siamo noi che non le rendiamo libere. Ossia, tendiamo a prendere delle decisioni condizionati da una serie di pregiudizi sociali, da una serie di luoghi comuni, di ipotesi, dal fatto che la maggior parte dei nostri pensieri in realtà giri per ragioni pratiche, di bisogno, di appunto di velocità. È vero che i neuroni girano molto velocemente, ma ogni istante noi dobbiamo lavorare 11 milioni di informazioni. Ma loro sono tanti. E quegli 11 milioni di informazioni, da quello che dice Zimmerman, teoricamente nell'analisi del pensiero, riescono a essere effettivamente attenzionati. Cioè, il problema poi è quanta fetta di queste informazioni riusciamo a carpire, a recepire, quindi a notare, per poi analizzarle. Allora, il tema, secondo Zimmerman, è che fondamentalmente riusciamo a fissare, notare solo un pezzettino di quelle informazioni, e quindi quel pezzettino, che poi viene elaborato naturalmente, però è un pezzettino troppo piccolo per darci un reale quadro totale. La velocità poi di elaborazione c'è. E speriamo però che gli altri stiano elaborando quello stesso pezzettino, perché sennò potremmo entrare nel pregiudizio degli altri. Soprattutto se vediamo la stessa realtà, perché può darsi che non vediamo proprio la stessa realtà. Però questo succede. Succede. Se noi abbiamo, visto che noi la realtà la leggiamo su un background che è culturale, che è d'età, che è legato a quello che noi conosciamo e riconosciamo. La teoria che dipende dalla realtà, la teoria che è carica di fatti, ma è viceversa. Però quel pezzo lì potrebbe non essere lo stesso. Però è molto più complicato, in realtà. Certo. È veramente molto più complicato. Certo. Perché il bias viene da una constatazione che faccio rispetto all'azione che sto compiendo e rispetto a chi mi trovo di fronte, e mi domando: ma perché a Cidempolina quella persona viene ascoltata così tanto o ha così tanto diritto? No,
Sì, però non so, la principessa sta annegando aiuto. Cioè, la posso osservare, però devo avere il concetto di principessa. Aiuto, un allarme. Sto però annegando, se sento annegare. Però se sento annegando. Se un pesce te ne freghi anche. Perché non vedi la principessa. Ma no, no. Ecco, questo però non è vero. Secondo me, se senti annegando, pensi già di buttarti da qualche. Ma voi siete troppo complicati. Allora, forse, allora, no, dobbiamo fare una domanda complessa. Aspetta, anche tanto. Mettiamo, cerchiamo di tirare le fila di quello che stiamo dicendo, sì, perché sennò ci si sta perdendo. Allora, quello che abbiamo capito, che poi un po' nel libro c'è, però insomma, un fisico me lo conferma, è che fondamentalmente se ognuno di noi vede un pezzettino di realtà e in più non riusciamo a vedere neanche la stessa lo stesso pezzettino di tutta la realtà. Insomma, la difficoltà a no, relazionarci non è poca. I concetti, no, gli stereotipi, lo stereotipo di sé. Però prova a immaginare se siamo contigui, se stiamo nelle stesse città, quando guardiamo, ad esempio, quando guardiamo un esito elettorale, ci domandiamo perché. Guardiamo cose più, guardiamo la no, sera. Ma questa però è una cosa che considera tantissime persone, no? Sì, hai ragione. Bene. E allora poi capiamo che l'Italia è un paese rurale. L'esito elettorale. Sì. Allora, cioè, quello che mi ha colpito è che abbiamo parlato di società, poi c'è il termine affollati, i luoghi comuni sono sempre così affollati. Folla, massa e potere di Canetti, Alberto e poi Francesca che chiude. Ridimmi l'ultimo pezzetto riguardo a comunque proprio la filosofia, no? Cioè il suo pezzettino di realtà è quello in alto, non capiamo ma niente. Vai, ma hai ragione, però io dal mio punto di vista, per me lei ha ragione. Ma se sì, potete, ha già ragione di partenza. Cioè, ma se grande volume, ma io volume poca responsabilità. Grande volume, poca responsabilità. Invece che grande ma potere. No, cioè, folla, massa, potere rispetto ai pregiudizi. Poi il tema che è uscito. È un discorso banale, ma non è un discorso rilevante. Lo capisco, ma la questione del pregiudizio e come l'ha trattata, credo, Francesca, quell'inconsapevole, e dice che non ne usciamo. No. Allora no, dice, sembra, però no, la soluzione, Francesca, la soluzione c'è. No, è positiva, ma cioè, però dice il titolo dice che non ne usciamo, no, perché è inconsapevole, su no, questo non riesco. Ci sono i titoli, ed è giusto che ci siano. Poi dopo i titoli c'è il libro, c'è tutto il resto, c'è il pensiero di Francesca. Sì, c'è il pensiero di Francesca, ma è il pensiero di Francesca. No, allora, non è un pensiero soggettivo, mi spiace dirlo a Francesca, no. Ma infatti non ci ho messo la firma io. No, pensiero. Sarà un pensiero individuale, però è intersoggettivo, il messaggio di un libro deve essere, il messaggio deve essere intersoggettivo, è un dialogo, dentro questo libro c'è un dialogo, tra sé e sé, ma non solo tra sé e sé. I nostri pregiudizi sono inconsapevoli nella maggior parte dei casi perché sono quegli automatismi e quelle autostrade che noi ci siamo costruiti. Giudizio, perché se no. Però la realtà è detto, affermare il giudizio non è una cosa strana, affermare che una proposizione è vero o falsa, il pregiudizio invece. Sì, è affermarlo, però tu pensi che non su che base? Beh, tu pensi che non sono di buone ragioni sisteme, che la giustificazione, cioè le buone ragioni. Se Francesca oggi fosse arrivata e mi dice la luna è fatta di formaggio, io dico scusa perché lo sai? E mi ha detto l'ho letto sull'oroscopo di stamattina, cioè io in questo momento avrei detto beh, sei per dare il treno ma o voi mi potete far presentare un libro con una filosofa e un fisico? No, guarda, il motivo per cui ho detto questo è perché gli immigrati sono pericolosi, questo capitolo che mi un fa pensare che non ne usciamo. È stranissimo questo, con Marco che pensa... Che non ne usciamo, ma nel senso che non è che non ne vogliamo uscire, non è che non abbiamo pensiero quando... Dove sei nato? Come dove sono andato? Dove sei nato, Alberto? A Genova, in via Marchini, 335. Allora tu non sei un immigrato, invece sono nato a Porto 16. Maurizio, per cui sono un immigrato. Francesca in questo momento è un'immigrata a Genova. No, no, ma non è la questione dell'immigrato di per sé, è come tratta la questione del razzismo. Certo, sì. E usa anche il termine. E allora vuol dire che non ne siamo usciti, perché è un termine che non ha modo di essere. No, perché pone il problema, Francesca, anche in modo molto sottile, che chi è un immigrato? Allora, posso dire una cosa? Quel capitolo mi ha strappato, per scriverlo mi sono veramente divisa in pezzettini, perché quella è la storia di un'amicizia, quel capitolo.
è il momento in cui racconto di come con una persona con cui ho lo stesso background culturale, vengo dallo stesso luogo, no, luogo dell'anima, se vogliamo, con le stesse idee rispetto al mondo, al futuro, no? Tante cose, a un certo punto viene fuori che abbiamo due idee molto diverse sul tema dei migranti. Sul tema dei migranti. E mi ha interrogato tantissimo, ho dovuto dare una risposta in quel capitolo e l'ho data, secondo me, nel senso che c'è. Però è faticosa e la verità è che ognuno di noi è spinto da un bisogno di rispondere a delle paure, perché c'è, questo è indubbio. E dà una serie di risposte che sono legate ai suoi pregiudizi. Il paese dell'anima, sì. Ma soprattutto, recentemente sono andata a vedere un po' di statistiche. Siamo poco razzisti. Siamo l'Italia tra i paesi più avanzati circa il razzismo. Davvero. No, avanzati, cioè positivi, è una delle poche classifiche in cui brilliamo. Sì, riusciamo a uscire dall'usare il termine. Siamo invece cattivi, cioè a livello di omofobia, noi siamo primi, perché arriviamo poco prima dell'Ungheria. L'Ungheria, avete presente? Purtroppo sì. Comunque, scusate, adesso giusto per dare una visione totale di questa cosa. No, volevo dare una visione totale. E succede questo, che i percorsi mentali e i pregiudizi sono strutture semplici, rapide, che noi utilizziamo per interpretare la realtà e sono risposte che diamo a livello sociale per comprendere gli altri, perché fondamentalmente è il pensiero medio che noi crediamo possa essere il meno sbagliato, quello che ci fa sbagliare meno, e naturalmente ci fa scartare spesso, no, su estremi che ci fanno sbagliare. Cioè, quando io do per scontato che qualcuno o qualcosa sia in un certo modo perché penso che socialmente sia considerato così, poi non è detto che sia sempre così, è una generalizzazione, no? Sì. Quindi cos'è che succede? Succede che quando una società non ha esperienza di una cosa, non ha esperienza di etnie differenti, non ha esperienza e visibilità delle persone LGBT, non ha esperienza di qualcosa, allora la conosce poco. E quindi nel conoscerla poco ha il pensiero sociale, l'immaginario collettivo la stigmatizza fondamentalmente. Fa paura avere a che fare con una persona diversa, perché noi abbiamo bisogno di avere a che fare con persone che non percepiamo come minacce, e ciò che per noi è diverso e non conosciamo lo percepiamo come una minaccia, che sia una persona gay, lesbica o transgender, che sia un migrante, che sia semplicemente qualcuno molto diverso da noi, che viene dalla Cina piuttosto che dal Polo Nord. Ecco, qual è quindi la chiave? La chiave è che se noi nelle nostre risposte rapide, che sono quelle che ci danno, ossia ciò che è il nostro pensiero veloce e istintivo, raccogliamo un'esperienza che è quella della cultura sociale, cioè del pensiero sociale, è logico che finché si tratta del pensiero di che cos'è un'auto, il concetto di ristorante o di cibo è un discorso. Quando si inizia a parlare e a mettere in dubbio i concetti tipo le famiglie, la famiglia, l'amore, la relazione, le persone, sono costruzioni sociali, ma quando tu... Però un oggetto. Però quando tu inizi a parlare di persone, quando tu quell'identità la trasformi e inizia a diventare un'identità di cui puoi aver paura, allora quel concetto sociale può discriminare. Io posso discriminare quella persona. Una sedia non me ne frega niente di discriminarla. Una persona perché è nera invece è un problema. Una certa volta perché è bianca, o perché è acculturata. Assolutamente, assolutamente. Però generalizzazione. Tutti i cini sono bianchi, non ci fa granché paura. Hai parlato di quello che ti stavo dicendo. Aspetta. Dipende da ma che cosa pensi stiamo... subito a qualche cigno è nero. Sì, e dove li trovi? A Regent's Park, a Londra. E lì, se ti limiti a Regent's Park a Londra, tutti i cigni sono neri. Ok, quello che volevo dire per chiudere, questa è bellissima. Chiudiamo. Beh, è bellissima, ma quello che volevo dire per chiudere è che noi siamo in Italia, non siamo a Londra. E quindi per noi in realtà non esistono i cigni neri, esistono i cigni bianchi. Ed è difficile, se non sai che a Londra ci sono i cigni neri, pensare che esista qualcos'altro. E questo è quello che socialmente è considerato
come leggiamo, la norma. Leggiamo, magari leggiamo, guardiamo. Leggiamo. La società leggiamo, non è fatta libro, tutta. Leggiamo questo libro di Francesca, per giudizi inconsapevoli. Comunque la soluzione esiste. La soluzione è quella di riuscire a trovare un momento per rendersi conto che c'è bisogno di avere una consapevolezza del fatto che i pregiudizi esistono. E quindi ci sono dei modi, dei tips, delle piccole chiavi per risolverlo, questo problema. Nel libro ci sono, naturalmente, però servono proprio a evitare di cadere in una serie di pregiudizi che sennò ci porteranno costantemente all'errore. Poi ci sono tante persone che se ne... Sì, ma avrei fatto la parte piccolo manuale di consapevolezza estraibile, così uno se la può portare dietro sempre. Perché così la legge sull'autobus. Dove... La può portare dietro sempre. È veramente bella, veramente è una sintesi. Okay. Sì, per punti veramente bellissima. Un grazie di cuore, Alberto, grazie di cuore, Francesca. Grazie a voi. E fuori da questo video la dedica, grazie. Grazie, grazie. Grazie, e alla prossima. Bacio a tutti, bacio.